Oh yeah! Oh yeah! Ah 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 ah! L'Istituto Tecnico Girolamo Caruso di Alcamo si sta attrezzando per consentire ai suoi studenti di praticare una disciplina relativamente nuova, che è quella del floorball, che qui ad Alcamo non è molto conosciuta, ma sia nel settentrione che anche nel meridione d'Italia si sta in qualche modo imponendo tra le attività didattiche, quindi sportive e anche ludiche. Ne parliamo non soltanto con la preside Vincenza Mione dell'Istituto Tecnico, ma anche con un esperto di questa disciplina, che è Federico De Carlo. De Carlo, intanto lei, oltre a essere un ingegnere, è tra i principali promotori di questa disciplina a livello nazionale. Ci spieghi meglio? Sì, questa è la mia grande passione. Da tanto tempo pratico questo sport, sono tra i fondatori della federazione e ancora oggi, dopo più di 10 anni di attività, sono qui sul campo a promuovere il nostro amato sport. Qui sono ospite dell'Istituto Caruso, grazie alla preside Mione che ci ha ospitato con grande calore per portare questa disciplina in Sicilia, dove ancora non è praticata ma dove c'è un forte interesse e dove Alcamo potrebbe diventare il primo polo interessante e attivo in questa regione. Spieghiamo, lei da dove proviene, ingegnere? Io sono di Milano, opero a Milano e a Sasso San Giovanni. Chiaramente, visto che la natura hockeistica di questo sport è più diffusa al nord, dove c'è una cultura hockeistica già sviluppata, quindi in Alto Adige, a Milano, a Varese, Ispra, le zone del nord Italia. In meridione ci si ferma a Roma, all'Aquila, dove ci sono due rappresentative molto forti e attive, però al di sotto non abbiamo ancora squadre e noi ci crediamo molto, vogliamo partire da Alcamo, vogliamo che la Sicilia dia una rappresentazione, dia una spinta e sia una spinta per tutto il sud. E quindi siamo qui con tante classi, con 20 professori che hanno fatto un corso di aggiornamento e speriamo che da qui parta veramente un progetto importante. Ecco, ne parleremo anche con la preside di questo corso di aggiornamento. Intanto, lei ha praticato questo sport negli anni passati? Sì, lo pratico ancora, anche se ormai gli anni sono passati. Ho militato anche nella nostra nazionale ormai qualche anno fa. Ecco. Diciamo che è una passione un po' a 360 gradi. Ora il mio compito principale è quello di diffondere, faccio il direttore tecnico di questa federazione e ci credo molto. Credo che sia importante andare sul territorio, vedere come aderisce la disciplina, nelle scuole funziona bene perché è uno strumento educativo importante, c'è il controllo del corpo, il controllo della motricità. E soprattutto ci sono le palestre adatte dove praticarlo. E è molto economico perché l'attrezzatura non è molto costosa, sappiamo che è un periodo di crisi, che le scuole hanno difficoltà, tutto sommato si riesce a fare qualche progetto anche con piccoli investimenti. Questo è un vantaggio che per la nostra diffusione è davvero importante. Grazie. Dirigente scolastico Vincenza Mione, voluto quest'anno fare conoscere questa disciplina, appunto organizzando un corso di aggiornamento. È stata lei a organizzarlo, diciamo, è stata lei in qualche modo a... L'iniziativa è partita soltanto dalla buona volontà dei docenti che mi supportano in questa scuola. Io ho conosciuto lo sport attraverso una ricerca casuale, vorrei dire, su internet, e che comunque si è coniugata bene con la mia formazione iniziale, visto che sono cresciuta in Canada, dove l'hockey è lo sport, diciamo, nazionale. Per cui ho rivisto un po' un attimo lo sport che praticavo da bambina e ho pensato che fosse adatto per i miei ragazzi del tecnico. Perché ho pensato questo? Perché la disciplina, il floorball, impone una costruzione del sé corporeo in rispetto all'armonia del sé intellettuale. Bisogna saper gestire il corpo e la mente. I ragazzi devono essere in grado di autogestirsi, di trattenere gli impulsi e di usare le regole solo a fine dello sport. Non si può prevaricare l'altro, bisogna usare il corpo solo fino a un certo punto, quindi non ci sono calci, non ci sono pugni, non ci sono rischi, è in totale sicurezza. L'ho promosso perché bisogna sempre stimolare i ragazzi, non dare per scontato
circondato che piace solo il calcio, perché se il calcio piace è perché lo conoscono tutti. Allora facciamo della conoscenza una risorsa e l'anno prossimo questo sport entrerà nel curriculum dell'istituto tecnico e tra parentesi attraverso questo corso di formazione al quale hanno aderito circa 20 docenti di educazione fisica tutti di Alcamo, spero che si possa anche fare un torneo comunale tra le varie scuole. Ovviamente sarà tutto un processo che organizzeremo da settembre in avanti. E all'istituto tecnico tra l'altro si stanno portando avanti interessanti iniziative in tema di primo soccorso, ad esempio in tema di dotazione di strumentazioni adeguate a fornire non soltanto agli studenti ma anche ai docenti, a chi frequenta questa scuola, le adeguate conoscenze per prevenire, ecco, ci spieghi di che si tratta. Questo è il titolo del progetto, si chiama Progetto Cuore, che per effetto di una indicazione del provveditorato, del nostro ambito territoriale, il dirigente ha voluto che l'istituto tecnico partecipasse come prima e unica scuola della provincia di Trapani a un percorso formativo che si è sviluppato da febbraio a maggio, con una prima fase online FAD per la formazione teorica e una fase pratica che si è svolta proprio il giorno 29 maggio, dove due docenti, il professor Itrubiano e la professoressa Magardino, nonché un nostro alunno Dario Di Stefano, hanno conseguito il patentino che li abilita all'utilizzo del defibrillatore per fornire immediato soccorso e prevenire per l'appunto quelle cosiddette morte improvvise che in Italia stanno veramente diventando numerose. Allora noi abbiamo anche avuto assegnato un defibrillatore dalla Croce Rossa Italiana e suppongo che a breve, considerato che i professori hanno conseguito l'abilitazione all'utilizzo, ci verrà fornito e quindi possiamo farne uso, considerato che nella scuola c'è anche una bella sala infermieristica, abbiamo tutte le risorse, abbiamo, insomma, non abbiamo carenze né di strutture né di mezzi. Questo per noi è motivo anche di vanto, nel senso che siamo i primi a operare in questo settore e ci teniamo, perché attraverso la nostra scuola vogliamo che tutto il territorio benefici. Ci siamo fatti i propulsori di varie iniziative e così vorremmo continuare, insomma, a dare dimostrazione che la scuola, se vuole, può aprire al territorio, interagire con esso e proporsi come formativa, educativa e di alto valore morale. Un'ultima domanda all'esperto di questa disciplina sportiva: in Sicilia quali altre scuole stanno aderendo a questo progetto? Qui, grazie all'iniziativa dell'Istituto Tecnico, sono confluite tutti 6 istituti complessivamente, 2 scuole medie e 4 scuole superiori. In realtà questo è solo l'inizio, perché la nostra ambizione, ma grazie all'ambizione della Preside, è quella di diffondere molto rapidamente a tutte le scuole del territorio questa iniziativa. Contiamo di tornare qui a settembre e di cominciare l'anno scolastico col piede giusto per arrivare alla fine del percorso formativo con un torneo di livello già molto interessante. In ambito regionale state avendo dei buoni riscontri? Ma devo dire sì, il punto di partenza è Alcamo e vorremmo che diventasse il polo di attrazione e il progetto pilota. Io credo che se andiamo avanti di questo passo, per noi la Sicilia sarà veramente la terra di lancio, la seconda rinascita della nostra federazione, perché c'è un'adesione fortissima, un entusiasmo che devo dire ci ha sorpreso e scaldato. E oggi qui all'Istituto Tecnico di Alcamo in gran parte c'è una rappresentanza dei ragazzi dell'Istituto Bagolino, della scuola media Bagolino di Alcamo, il cui preside Nino Provenza ci può illustrare in che modo la scuola Bagolino intende trarre insegnamento da questo corso di formazione sportiva. Allora, l'attenzione per lo sport dell'Istituto Comprensivo Bagolino è noto. È una scuola che ha sicuramente avuto grossi risultati in passato, li abbiamo anche attualmente, ed è mia intenzione promuovere tutti gli sport minori. Infatti per il prossimo anno inseriremo nel POF, oltre che questo sport, anche altri sport come badminton e il tiro con l'arco e la palla tamburello.
perché riteniamo che gli sport minori debbano essere promossi dalle scuole dell'obbligo, in quanto sono l'unico posto nel quale si può fare efficacemente un'attività sportiva di questo tipo. Alcuni vostri studenti sono tuttora a Roma per partecipare ai giochi studenteschi, ci sono le finali nazionali? Sì, noi abbiamo una rappresentativa alle campionati nazionali di atletica leggera dei giochi della gioventù, dove nella categoria cadetti maschili rappresentiamo la Sicilia. Ci aspettiamo dei buoni risultati, anche se sappiamo benissimo che la competizione a livello nazionale è molto agguerrita.